Benvenuti a questa nuova super diretta dallo stand di Multiplayer.it qui alla Games Week, dall'acquario più famoso della fiera. Di solito uno si aspetta dei pesci, invece dentro l'acquario in questo caso ci siamo noi. È una diretta importante perché è la diretta per uno dei giochi più attesi di quest'anno, sicuramente, poi soprattutto parlando di giochi di guida. Parleremo, vi faremo vedere le immagini di Forza Motorsport 5, quindi uno dei titoli più attesi per il lancio di Xbox One il 22 di novembre. Con me c'è un ospite importante, Massimo, che adesso, a cui passo la parola perché si possa introdurre e spiegare qual è il suo ruolo dentro il team di Xbox. Ciao a tutti, grazie dell'invito. Mi chiamo Massimo, lavoro nel team Xbox e seguo giochi e accessori per Xbox, Xbox One e Xbox 360. Ok, allora vi ricordo che come sempre, anche se siete qui in fiera, lo potete fare, potete interagire con noi con il nostro canale di Twitter, per cui potete mandarci le domande a @multiplayerit, cancelletto super diretta. Nel frattempo, oltre a parlare del gioco e poi più in generale poi del lancio di Xbox, per tutti quelli di voi che non sono riusciti a venire in fiera, vi facciamo vedere le immagini del gioco che abbiamo ripreso direttamente qui allo stand di Microsoft, perché appunto è presente il titolo con una demo dove si può percorrere sul tracciato di Laguna Seca, se non sbaglio, e ci sono 5 macchine a disposizione. I modelli sono la Mercedes, la P1, poi c'è la Ferrari, insomma la McLaren P1, la Ferrari, abbiamo una Ford, una Lotus e una Renault. Mentre invece allo stand c'è una bellissima Audi. C'è un Audi RS Sport, in Italia ci sono solo 2 automobili così, una di queste 2 qua in fiera. Ero lì davanti oggi allo stand, in piedi davanti alla macchina, una delle ragazze che lavora per voi si è avvicinata, mi ha detto: vuoi avere qualche informazione aggiuntiva sulla macchina? Ho detto: guarda, mi sa che non me la posso permettere. Raccogliamo anche le prenotazioni nel caso la vogliate acquistare direttamente. Davvero? No, ci sono le persone Audi per raccogliere le prenotazioni, non sto scherzando. Ok, allora Forza Motorsport 5 è un titolo molto molto importante per il lancio della nuova console. Di solito ci si presenta con brand e con giochi, insomma, che non hanno questo impatto e questa storia. È oramai riconosciuto come fra i migliori simulatori di guida, è un pubblico di fan di milioni di giocatori in tutto il mondo. Quali sono stati i feedback da parte vostra, gli utenti, sulle community, come hanno reagito a questa notizia? Allora, innanzitutto noi siamo contentissimi che al lancio di Xbox One c'è Forza Motorsport 5, che come hai detto tu è il gioco di guida più acclamato dalla critica negli ultimi 10 anni. È anche l'unico gioco di simulazione di guida sulla next gen, quindi se volete giocare a un gioco di simulazione l'unico modo che avete per farlo è su Xbox One con Forza Motorsport 5. La community di Forza è fortissima, non solo in Italia ma soprattutto anche all'estero. Se andate a vedere, molti stanno aspettando questo gioco, non solo per la parte di simulazione ma anche per la parte di multiplayer e per quello che ci sarà con integrazione con Xbox Live, che poi dopo magari ne parliamo. Guarda, già che ci siamo, appunto, fra le novità assolutamente appoggiandosi anche ai server dedicati che avrà per il gioco online multiplayer, sì, Xbox One, il fatto è che per la prima volta appunto saranno server dedicati per le partite e poi soprattutto è stato, ci disse Dan Greenwald, che è il direttore creativo dei Ten Ten, il team che lo sviluppa fin dall'inizio, insomma, hanno sviluppato tutta una serie di routine per riuscire a ridurre al minimo i comportamenti scorretti, nel senso che il gioco sarà in grado di analizzare il vostro comportamento in pista e cercare di farvi giocare con persone che guidano come voi, per cui appunto tutte le volte poi che ci sarà qualcuno che tira troppe sportellate, che taglia le curve, il gioco ha delle routine per cui riuscirà a interpretare questi fattori e a trovare la partita giusta per chi sta guidando, quindi un passaggio ulteriore che senza tutta l'infrastruttura del cloud sarebbe stata assolutamente impossibile. Poi mi confermi che il motore è stato riscritto da capo e fra i giochi di Xbox One Forza Motorsport 5 da vedere, una pulizia incredibile perché va a 1080p e 60 frame al secondo.
I modelli poligonali delle auto, tra l'altro, sono eccezionali anche perché mi diceva che laddove nei capitoli per 360 c'erano i modelli presi da Autovista che poi venivano riscalati per il gioco, in questo caso non c'è rescaling perché sono quelli. Tra l'altro la modalità di Autovista adesso si chiamerà Forza Vista, e quindi ci chiedevamo per esempio se era possibile l'integrazione col Kinect, come funziona, se si sa qualcosa. So che ancora siete un po' abbottonati. Allora, hai detto molte cose, quindi cerco di riprenderle un attimo. Allora, innanzitutto, circa 4 anni fa Microsoft è andata da Turn 10 e gli ha chiesto: ma se voi voleste una console nuova, quali sono le caratteristiche che la console deve avere? E proprio la persona con cui hai parlato tu ci ha detto: guarda, una console secondo noi deve essere in grado di creare un'ambientazione e avere una serie di luci che possono entusiasmare e integrare la persona mentre sta giocando. Quindi Microsoft ha creato una console che permettesse di realizzare un gioco come Forza Motorsport 5 a 1080p, 60 frame al secondo, con una simulazione di aerodinamica, motore e da quest'anno anche pneumatici, perché ricordiamoci che in Forza Motorsport 4 c'erano i pneumatici ma non erano come quello che c'è adesso in Forza Motorsport 5. Turn 10 è andata da una società che si chiama Caspan. Caspan è una società che fa test su pneumatici, è leader mondiale, ha preso tutti questi test, li ha messi in Forza Motorsport 5 in modo tale che adesso abbiamo anche la simulazione dei pneumatici, quindi quando guidate con Forza Motorsport state guidando una vera e propria automobile, anche con la simulazione dell'asfalto. Poi hai parlato del realismo di Forza Motorsport. Quello che fa la differenza tra la nuova generazione e la next generazione è proprio il dettaglio. Turn 10 ha fatto migliaia di texture, di materiali, li ha integrati in Forza Motorsport 5 e lo potete vedere adesso, tra l'altro, in questa modalità che si chiama Forza Vista, dove in tutte le centinaia di macchine di Forza Motorsport ci sarà questo rendering che sembrerà un'automobile vera, è come se io l'avessi lì davanti a me. Addirittura ci sono 3 strati di vernice per calcolare il rimbalzo della luce, per creare delle vere e proprie macchine reali che io posso vedere dall'interno e dall'esterno. Non è un video, è un rendering reale per tutte le automobili di Forza Motorsport. Se poi in futuro ci saranno degli annunci su come integrarsi ulteriormente a questa Forza Vista, Microsoft ancora non l'ha detto, siamo in attesa. Posso dire un'altra cosa? Perché poi hai toccato anche un punto su Xbox Live, sui server dedicati. Dal 22 di novembre Microsoft con Xbox Live avrà disponibilità di 300.000 server per giocare online. 300.000 server sono tanti. Immaginatevi, nel 1999 al mondo c'erano 300.000 server, questo per dare un'idea. Perché ci sono tanti server? In Forza Motorsport una delle caratteristiche è che quando io sto guidando, Forza Motorsport vede come sto guidando, nel bene o nel male, come freno, come accelero, come imposto le curve, come sorpasso, quindi crea un mio profilo, un avatar, che in Forza Motorsport si chiama Drivatar. Questo Drivatar viene preso, messo su Xbox Live, su questi 300.000 server. Quando io non sto giocando online, il mio Drivatar giocherà al mio posto contro i miei amici. Quindi, ribaltando il discorso, cosa significa? Significa che se i miei amici non sono online e io sto giocando, potrò giocare contro degli avversari che sono il driver dei miei amici, quindi con un comportamento umano, non più con un comportamento artificiale, con magari strani sorpassi, tagli di strade, cose strane. Poi hai parlato anche del profilo degli utenti, per giocare con persone che sono simili a me. Quindi c'è una parte di profilazione di Forza Motorsport, però c'è anche una funzionalità, si chiama Smart Match di Xbox Live, sempre per Xbox One, con cui io potrò giocare contro persone che hanno la mia stessa reputazione. Quindi c'è un primo filtro da Xbox Live, per cui io potrò giocare con persone con cui mi trovo bene, con cui non mi stressano, con cui potrebbero sicuramente diventare miei amici, con cui magari io ho dato un buon ranking e ho ricevuto un buon ranking. E questo è uno dei vantaggi di Xbox Live, e poi si declina in Forza Motorsport come quello che hai detto tu precedentemente. Poi ricordiamo che Forza è anche uno dei titoli che sfrutta maggiormente il nuovo pad di Xbox One, per cui appunto, come
saprete sicuramente, sono stati introdotti i grilletti analogici con la vibrazione integrata, per cui adesso frenando e accelerando c'è una vibrazione che viene distribuita in maniera diversa a seconda di quale momento della pista ci si trova e soprattutto dove la macchina tende, se a sinistra o a destra, a seconda della forza centrifuga. Sembra, guardate, a provarlo fa una differenza incredibile, anche perché la precisione e la forza della vibrazione sono incredibili, perché c'è anche due motori per la vibrazione, due sono nei grilletti e poi ce ne sono due nella parte, diciamo, dei cornetti, delle punte del pad. Quando è che avete visto questa cosa per la prima volta? Per capire nel corso della vita di una console, te lo puoi dire? Cioè. No, allora, innanzitutto il controller, forse sono anche un po' di parte, ma è proprio bello. Un po' di parte. Ci sono stati più di 40 aggiornamenti su questo controller, è leggermente più piccolo, leggermente più sottile e leggero. I grilletti, le levette sono il 20% più morbide, quindi se venite nel nostro stand a provarlo lo troverete sicuramente più facile da giocarci. Il grilletto ha anche una zigrinatura per non scivolare col pollice, i pulsanti sono leggermente più vicini, più bassi per poter essere raggiunti più velocemente. Come hai detto giustamente tu, ci sono quattro motori vibrazione all'interno, due nei cornetti, due all'interno dei grilletti, proprio per dare questo effetto. Mentre sto guidando sento l'ABS, quindi sento il tac-tac-tac dell'ABS nel grilletto, sento il cordolo ed è proprio come guidare un'auto vera, quindi se volete provarlo venite nel nostro stand, avrete modo di giocarci. Allora, per entrare un po' dietro le quinte, per capire, allora, noi tutti abbiamo saputo di Forza Motorsport 5 il 21 maggio che c'era l'evento. Per capire come funziona il mondo e la distanza che c'è dal di fuori e dal di dentro, tu la prima volta che sapevi che c'era, quando era più o meno? Oddio, premesso che io la memoria non ce l'ho cronologica, non mi ricordo, di solito noi sappiamo dell'uscita del gioco all'inizio dell'anno nostro fiscale, quindi dobbiamo fare il budget l'anno prossimo, sappiamo allora, quest'anno esce Xbox One, sappiamo che abbiamo tot giochi a disposizione e quindi nel momento in cui inizi a progettare il lancio di una console sai anche quanti giochi hai appresso. Ma potresti dire che per un fan che vive questo mondo purtroppo dall'esterno è il lavoro dei sogni, o ci sono anche degli aspetti di cui poi necessariamente non ci vuoi parlare che sono dei grattacapi? Allora, ci sono anche persone che hanno partecipato a questo gioco, vedono in pubblico, è sicuramente il lavoro dei sogni, quindi quando uno ha la possibilità di lavorare sulla propria passione, indipendentemente che sia il gioco o qualsiasi altra cosa, è una fortuna. Quindi anche voi, se trovate una vostra passione, riuscite a trovare il lavoro che segue la vostra passione, è sicuramente una cosa che mi fa dire sono fortunato in questo momento. Poi senti, Dan e i ragazzi di Turn10 sono fra quelli che, non facendo giochi espressamente dedicati al Kinect, comunque hanno sempre lavorato. Ricordiamo che nel quarto capitolo si poteva esplorare la macchina muovendo la testa, quindi, e camminando verso lo schermo per girarci intorno. Era stato implementato l'head tracking, per cui si poteva cambiare la visuale orientando la testa a sinistra e a destra. Questo nuovo Kinect, che quindi è, che cosa permetterà di fare, anche se non so se ancora sai di Forza o non so se ce ne puoi parlare, quindi anche in altri casi, perché dobbiamo provarlo. Ecco, allora, qua mi metto comodo. No. Allora, il Kinect non è più un accessorio. Vedete, provate a immaginare il Kinect come un'estensione della console che io ho sotto il mio televisore a mia disposizione e che gli sviluppatori sanno esserci. Che cosa vuol dire? Iniziamo a vedere che cosa fa il Kinect. Il Kinect ha tre laser all'infrarosso che sparano un laser e calcolano il tempo di risposta e calcolano quindi la persona quanto è distante da me, fino a 4 metri e mezzo. Riesce a vedere fino a 6 persone contemporanea, riesce a vedere se avete l'occhio destro o l'occhio sinistro chiuso, se state sorridendo, se state guardando la console o non la state guardando. 29 punti del vostro corpo vengono scansionati, quindi c'è uno scheletro formato a 29 punti. Ha una telecamera da 1080p, siccome è all'infrarosso i tre laser, riesce a vedere anche al buio, potete giocare durante la notte. Se mettiamo assieme l'informazione dell'ottico e dell'infrarosso, guardando il colore della pelle della persona, riusciamo a percepire il battito cardiaco,
Quindi, per esempio, se io sto giocando a un gioco di fitness, è facile creare un esercizio ad hoc per questa persona. Però fino adesso abbiamo visto l'accessorio come un gioco per i giochi casual. Proviamo a pensare un attimo cosa può accadere in un gioco hardcore. Per esempio, io sto giocando a un gioco FPS, non so, Halo, Call of Duty, sono preso nel gioco, mi giro e vedo per esempio Andrea che è lì fuori che mi tira una razzettata. Io mi vedo il razzo arrivare e lo schivo, ed è istintivo schivarlo. Ma se ho il Kinect, vuoi vedere che schivando schivo veramente anche in un gioco hardcore il colpo? Oppure magari se io sto giocando un FPS, arrivo dietro a un muro, voglio vedere cosa c'è dietro. In quanti di voi tendono a fare così per vedere cosa c'è dietro? No, non è lo strafe del controller, è proprio un voler vedere cosa c'è dietro. Col Kinect sarà possibile farlo, quindi gli sviluppatori hanno uno strumento in più per integrare all'interno di un gioco hardcore con le cose sfiziose. Ne aggiungo altre due. In Dead Rising 3 c'è già integrata una funzione per il Kinect. Per esempio, il Kinect ha quattro microfoni, un array di microfoni che, come il telefono, permette quindi di filtrare il rumore di fondo. Se voi entrate in una stanza in modalità stealth, quindi loro non vi sentono, non vi hanno visti, e tu dici "Ehi zombie", loro si accorgono che sei entrato, ti sentono e ti attaccano. Quindi se tua fidanzata, tua mamma entra in casa e dice "a tavola, sono morto", entrano tutti gli attacco. Quindi avere il sensore, per esempio abbiamo detto prima dei battiti cardiaci, immaginiamo di giocare a un gioco di tensione, d'horror, la console sa il tuo battito cardiaco, vuoi vedere che quando le pulsazioni salgono al momento giusto, tac, ti fa spaventare e quindi è più efficace di prima? In Forza Motorsport, quindi, per rispondere alla tua domanda, non è stato ancora annunciato nulla riguardo al Kinect, non so se sarà annunciato, Microsoft non ha dichiarato nulla, però mi aspetto che in giochi hardcore sempre di più il Kinect venga integrato, proprio perché il Kinect non è più un accessorio ma fa proprio parte integrante della console, ed è questo che ci differenzia rispetto alla competition insieme a Xbox Live. Senti, ovviamente appunto parlando di gioco di corsa, poi le informazioni importanti sono il numero di tracciati, le macchine, ancora so che non ci sono numeri definitivi, però visto appunto il 22 novembre più o meno, quando è che ci si possono aspettare delle novità come periodo? Manca ancora tanto? Perché i ragazzi chiedono molto, insomma, come puoi immaginare. Guarda, secondo me a breve ci sarà un annuncio interessante proprio su questi numeri, quindi stay tuned. Va bene, e allora io direi che arrivati a questo punto non ci resta che ringraziarvi. Ringraziamo Massimo per essere... Grazie a voi per l'ospitalità, scusa. Grazie per essere stato nel nostro acquario. Ricordatevi di stare con noi per tutte le nostre super dirette. Alle 18 il lancio dei gadget. Grazie ancora e alla prossima. Ciao. Ciao a tutti.